Respirazione yoga con me, tanto per rilassarsi. E lui? Allora sì che si è incazzato! Ha cominciato a dire che lui i finocchi non li carica, che quelli come ha messo alla rovina di questo paese! E tante altre cose parecchio offensive. Tu gli hai risposto? Qualcosina gliel'ho detta anch'io, sì. Tipo? Tipo che se continuava a urlare sarebbe esploso e la macchina si sarebbe riempita di merda. E dopo? Dopo cos'è successo? Avete litigato e lei lo ha colpito. Dica la verità, Gismondi. Lo ha colpito senza averne l'intenzione e si è poi ritrovato un cadavere sul sedile. È andata così, eh? Ma no, glielo giuro, guardi, ho appena fatto in tempo a dirgli che era un capitalista clericale di merda e quello è fermato di colpo, ha aperto lo sportello, ha urlato, fuori da coglioni, imbecille. Ed è lì che lo ha colpito, dica la verità. Colpito? Quello mi ha buttato fuori dalla macchina, mi ha fatto anche male, poi è ripartito come un razzo, chi l'ha più visto? E meno male. Ci siamo scolati anche la seconda. Per fortuna che siamo venuti in taxi. Altrimenti al ritorno avremmo fatto magari la fine di Angelo Rambaldi, no? Sì, tutti e due giù per la scogliera. Come parli, a volte mi fai venire i brividi. No. Oh, ma quello lì non è mica andato giù per un buon bicchiere di vino, no? A proposito, ma sapete con chi ho parlato al telefono stamattina? Con chi? Con Eugenia Rambaldi. Sì, la cognata di Angelo Rambaldi. No, siccome io adesso a casa ospito la più piccola delle sue figliole, e allora lei ha voluto ringraziarmi. Ma non te la ricordi? Come? Beh, la figlia di Agnese. Agnese. Sì, ma come se la ricorda anche lui che era un ragazzo? Ah, sì! Ah, me la ricordo! L'Eugenia. Oh, come l'era bella! Capelli lunghi, occhi grandi, sembrava una Madonna. Beh, certo, era la più bella tra noi. No, sicuro questo, Ma aspetta, mi ricordo un'altra cosa. Si dice che l'angelo, il morto, era innamorato pazzo di lei. E si racconta che gli ha regalato un brillante grosso come una montagna. E poi lei ha sposato il fratello. Eh sì. Ma conoscendo la perfidia di Angelo, credo che non gliel'abbia mai perdonata. Mai. Mai. Mandi, lo tratteniamo, ma stiamo seguendo anche altre piste. Allora, novità? Sì, non si preoccupi. La richiamo io. Va bene, d'accordo. Si sa nulla del testamento di Rambaldi? Sì, ho appuntamento domani con il notaio. Bene. Abbiamo controllato l'alibi del nipote della signora Maria Fiorentino, l'amica di tua madre. È solidissimo. Dov'era la sera dell'omicidio? Sì, dunque, io il tedesco non lo conosco, ma credo si dica Kantstrasse 112 a Berlino. Era a cena con un tipo che gli aveva promesso il lavoro. C'è altro? Dunque, ho appena finito l'elenco delle società con la specifica di ognuna. Quante sono? Una ventina. Appena c'era un'azienda in difficoltà, Rambaldi arrivava, comprava una quota, poi faceva un aumento di capitale e poi si mangiava tutto. Poi ci sono ancora quelle che lui ha costretto alla bancarotta, no? Sì, 8 o 9, tra le quali c'è anche quella di Garulli. Sai quello... schiacciamo un verme, Garulli. Quello là. Ma che razza di cavolo è questo, Carlino? Lo so, signora, ha ragione, fanno schifo. Ma come mai? Perché? Perché i nostri sono finiti e questi arrivano dalla Francia. Anche se mi sembra di vedere che questo è morto durante il viaggio. Ma quanto ci mettono? Ma chi? Questi cavoli a venire dalla Francia, quanto ci mettono? Loro non lo so. Io col cabrio ci metto 4 ore. Ah, e che ci vai a fare in Francia tu? Ma io praticamente tutti i sabati vado in Francia... Carlino, che ci vai a fare tutti i sabati in Francia tu, eh? Vabbè, a lei glielo dico perché è una donna moderna, ma mi raccomando, non lo dica a quelli degli altri banchi perché sono primitivi e invidiosi. Va bene, non lo dirò a nessuno.
Ecco, vado a Monte Carlo, vado a giocare al casino. Non penserà mica che mi sono comprato il cabrio col cavolo verza, eh? Infatti mi chiedevo come mai tu... Io il gioco ce l'ho nel sangue e vinco anche, perché quando mi devo alzare mi alzo. E a che cosa giochi? Alla roulette o a blackjack? Tutto, 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 anche rubamazzo. Ma perché, lei è esperta? No, mio marito giocava. Lui voleva sempre che andasse con lui perché diceva che gli portavo fortuna. Sì, ma allora qui va fatto un viaggetto. Vabbè, scusi, era così per dire, insomma. Però, Monte Carlo è vicino a Nizza. Praticamente è attaccata, perché? Ah, perché ci vive una persona che non vedo da tanto tempo. Ma allora scusi, facciamole una sorpresina. Io ci vado proprio domani, può venire con me. Chiudo il banco e monto in macchina. Ma sai che quasi quasi... Non so come sia venuta. È la prima volta in vita mia che faccio una minestrina. Grazie. Scusi un attimo. Come va? È male. 38 e mezzo. Un attimo. Mangiala calda. Voglio dire, la mangi calda. Cioè, non mi riesce più di darle del lei. Dammi del tu. Bene. Com'è? Un po' salata. La rifaccio subito, 3 minuti. No, va bene così. Grazie. Stamattina mi ha chiamato il magistrato per dirmi di Vanni Gismondi. Secondo lui è vicino alla confessione. Secondo lui? Secondo me Vanni non confesserà mai. Come fai ad esserne così sicuro? Perché non è stato lui. Lo conosco troppo bene. Anzi, Vanni ci ha dato un'informazione importante. Stiamo indagando su un certo Carulli, con cui Rambaldi ha litigato al cellulare proprio davanti a lui. Pare che Rambaldi abbia gettato sul lastrico questo Carulli, soffiandogli l'azienda. E credo che questo scherzetto l'abbia fatto anche ad altre persone. Bel tipo. Scusa. Pronto? Grazie, Cesare, me lo passi. Salve, Toscani. Sì, il commissario è qui da me. Mi sta riferendo le ultime cose. Ah. Va bene. Glielo dico io, sia tranquillo. Vanni Gismondi è stato scagionato. È stato visto da un ciclista mentre scendeva dall'auto di Rambaldi. Comunque... quello lì ha fatto proprio la fine che meritava. Come tutti quelli che non vogliono bene agli animali. Vanni, Vanni. Pacifista come te non dovrebbe parlare così. Sì, sì, c'hai ragione. Comunque, ti prometto, non ci vado più a fare l'autostop. Mi raccomando, eh. L'abbiamo convocata perché dal nostro verbale risulta che Rambaldi le avrebbe risposto, cito testualmente, me ne sbatto delle tue minacce, se voglio ti schiaccio come un verme, Carulli. Dunque, lei lo aveva minacciato. Di cosa?
d'ammazzarlo. Pensi che avevo appena saputo, commissario, che il verme e m'aveva rovinato. La mia era un'azienda di molto florida, caro lei. Con bilanci sempre a posto e si importava la pelle direttamente dall'America. E questo è l'ultimo capo che mi è rimasto. Cosa aveva fatto Rambaldi per ridurla così? Quando ho deciso di aggiornare i sistemi di produzione, ho chiesto un considerevole prestito alla banca di cui il Rambaldi, l'infame, non so se lei lo sapeva, era un azionista. E così quando ho saltato qualche rata, mi ha chiesto il rientro immediato dell'intero capitale. Va da sé che non ce l'ho fatta, commissario. E ora la sua azienda? È stata messa all'asta. Grazie, signor Carulli. Lei può andare, eh? E come? O m'arresta? No. Però rimanga a disposizione, Magari il magistrato la vuole interrogare. Oh, beh. Grazie, commissario. Arrivederci. Sì, le serve una giacca di pelle. Ma è l'ultima che ha, se la tenga. Grazie di essere venuto. La gente è qui fuori, l'hai visto? Sì. La ringrazio molto. È successo qualcosa? Hai ricevuto altre minacce? No. Le ho chiesto di venire perché all'improvviso mi sono sentita molto sola. Anche se il tuo agente è lì fuori. Ho fatto male a chiamarla. Diciamo che fare compagnia non rientra nei compiti di un commissario di polizia. Infatti, non ho chiamato un commissario di polizia. Ma io sono commissario di polizia e con te devo essere solo quello. È un peccato. Lo so, ma è così. Vuoi un po' di vino? Grazie. È molto bella questa casa. Lo sai che dal momento che non c'è testamento, tutte le proprietà di tuo zio andano a tuo padre, l'unico erede? Non lo sapevo. Perché ti sei sentita sola prima? Sono in un periodo difficile. Forse è solo ansia o angoscia, ma certe volte mi sveglio di notte, tutta sudata. Mi sembra di soffocare. È un attacco di panico. Basta un calmante e passa tutto. Non ho bisogno di un calmante. Ho solo bisogno di sentirmi protetta. Tutti hanno bisogno di sentirsi protetti, ogni tanto. Anche i commissari di polizia. I commissari di polizia più degli altri. Ascolta, è meglio di no. Vado via. Ma perché? Cosa c'è di male? Ho bisogno di stare un po' con te così. Resta questa notte. Pronto? Ma sì. Ma che succede? No, nulla di grave. Anzi, scusa se ti chiamo a quest'ora. Ti disturbo?